Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi la liturgia ci pone, sottopone la nostra attenzione il tema delicato e drammatico del giusto perseguitato, Giuseppe, figlio di Giacobbe, la cui storia abbiamo ascoltato in parte nell'Antico Testamento, dai padri della Chiesa è sempre stato visto come una figura di Gesù, venduto da quelli suoi ad altri, così come Gesù fu venduto per 30 denari e soprattutto odiato dai suoi fratelli semplicemente perché era buono e tra l'altro aveva la benedizione del Padre. E così Gesù, se si guarda la sua vicenda con occhi umani, è stato odiato semplicemente perché era giusto. C'è un passo della Sacra Scrittura che dice: mi hanno odiato senza motivo, perché non c'è motivo per odiare Gesù. C'è anche un passo molto bello, questa cosa capita ai cristiani degni di questo nome, degni di questo nome. E c'è una bellissimo passo dei primissimi secoli, si chiama la lettera di Ogneto, che parla delle persecuzioni. In quei tempi non è che ci andavano leggeri con i cristiani, ti prendevano e ti portavano dentro le arene e sei sbranato, insomma, no? Li odiano ferocemente, ma se tu chiedi alla gente: ma che ti hanno fatto questi? Qual è il motivo per cui li odi tanto? Nessuno sa rispondere, perché non c'è. Ecco, quindi cosa si vede in queste realtà? Primo, quello che alcuni papi hanno chiamato giustamente sulle orme della tradizione cattolica Mysterium Iniquitatis, il mistero dell'iniquità, l'odio. Questo vedete, l'odio è, come dire, la riproduzione terrena di ciò che è diventato Lucifero dopo la sua ribellione. Purtroppo gli angeli cattivi sono odio allo stato puro, proprio puro. È una cosa molto brutta. Vogliono il male per il male, d'accordo? Godono nel fare il male e non sopportano che ci sia qualcuno che possa stare bene, meno che mai se quel bene gli viene dall'amicizia con Dio, non sopportano. Purtroppo ci sono alcuni uomini demoni. Giuda Iscariota, insomma, con la fine che ha fatto gli assomigliava abbastanza. Cosa pensare dinanzi a questo? Ecco, dobbiamo sempre vedere il seguito delle storie, perché Giuseppe viene venduto a questi madianiti. Che succede? Poi lo portano in Egitto. La conoscete bene la storia di Giuseppe, no? Giuseppe cresce, siccome è una persona intelligentissima, che succede? Trova il favore del faraone e diventa il braccio destro, il numero uno dei funzionari d'Egitto. E quando arriva la grande carestia, che proprio questi fratelli che hanno venduto Giuseppe non sapevano più a che santo votarsi, devono scendere in Egitto per prendere le derrate di pane, li trovano lui, non lo riconoscono, lui non si fa riconoscere, e dopo si capisce che dietro tutta questa vicenda drammatica c'era la mano di Dio che voleva salvare i suoi figli attraverso questo evento. Questa è una cosa ancora più bella, perché il mistero del male è grande, sì, ma l'onnipotenza di Dio che sa trarre il bene anche dal male è più grande. Il Vangelo, no? Gesù ha spiegato chiaramente, questi vignaioli omicidi che sono il popolo dell'antica alleanza, vivo di cuore, arrivavano i profeti e li facevano secchi. Adesso mando mio figlio, avrà un rispetto, no, mangiamo pure lui. E questo è successo storicamente, no? Ma dalla morte di Gesù qualcosa è venuto fuori, oggi è venerdì, la redenzione. Gesù è risorto, vittorioso, e attraverso questa cosa orribile si è compiuto il disegno di redimere l'umanità. Allora, teniamo sempre presente queste due cose. Vero, oggi vediamo tanto male in giro, ce n'è veramente tanto. Più o meno di prima, questo è sempre un discorso. Qualcuno dice: ai posti le dato la sentenza, però per chi è amico di Dio, perché questa è l'unica cosa importante, mantenersi nell'amicizia di Dio, perché se tu sei nell'amicizia di Dio, tutto il male che ti può accadere addosso, anche quello che viene dalla cattiveria degli uomini demoni o del diavolo, dei suoi collaboratori volontari o involontari, se Dio permette che si accade, non ti preoccupare, perché sarà capace di trarne un bene immenso. Questa è la nostra grande consolazione. Guardate che
pensare bene a queste cose, crederci, ricordarle, specialmente in alcuni momenti della nostra vita, consente alla nostra vita di essere vissuta diversamente, molto diversamente, rispetto a chi non ha questa luce della fede e non ha questa speranza. Bene, chiediamo a Maria Santissima che sarà testimone di queste cose, pensate a quanto abbiamo prima fatto la Via Crucis meditando con Maria Addolorata, quanto è passata la Madonna, e come sempre nel suo cuore, erano solamente lucidissimi, illuminati dalla fede, comprendeva che attraverso quelle croci Dio stava continuamente agendo e operando, non si è mai scoraggiata, non si è mai disperata, neanche il Sabato Santo, dopo la tragedia di Golgota, perché è stata l'unica a continuare a credere che da tutto quello stava venendo qualche cosa di immensamente grande per l'umanità. E così è stato per lei, così è stato per chiunque ha la sua stessa fede e dà a Dio questo stesso credito e fiducia. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì, sì.